E qui a Barcellona ha potuto mettere le mani su un'altra novità di Samsung, ovvero la videocamera a 360 gradi. Molto carina, due fotocamere da 15 megapixel, combinate fanno 30 megapixel. Guardiamo in questo sportellino, troviamo la micro SD, la micro USB e poi la batteria qua. Sopra c'è un mini display. A cosa serve? Fondamentalmente a cambiare i settaggi, a vedere che cosa è selezionato e anche a vedere la durata della, lo stato di carica della batteria. Proviamo ad andare nei settaggi, vedete, possiamo fare un video in loop, una foto, un time lapse, oppure sentiamo nei settaggi cambiare, switchare la lente, dimensione della foto, timer e anche cambiare le dimensioni dei video, video che possono essere girati fino alla risoluzione di 4K, ovviamente a 360 gradi. Carino questo piccolo stand qua sotto che permette o di appoggiarla così vedete sul tavolo oppure di tenerla in mano per fare i nostri video a 360 gradi, sopra il pulsante per attivarla. Oltre a questo qua abbiamo anche il nuovo S7 non Edge, quindi la versione flat. Non starò a darvi troppe caratteristiche, ho fatto un video approfondito sull'S7 Edge, vi do solamente le impressioni d'uso. Molto comodo perché è piccolo, si impugna bene, molto bella la stondatura, vedete dietro dei lati, e c'è una sorta di effetto tridimensionale della back, diciamo sotto al vetro, sembra quasi una verniciatura molto particolare. Anche qua la fotocamera a filo, la stessa dell'S6 Edge, cambia la batteria qua da 3000 mAh rispetto ai 3600 e ovviamente il display che è da 5.1 pollici di diagonale, ma rimane quad HD per quanto riguarda la definizione. Rimangono anche qua tutte le varie caratteristiche della fotocamera, con anche la possibilità di fare le panoramiche live, insomma. Quest'anno devo dire che gli S7 convincono, anche lui è impermeabile, speriamo di averli prestissimo per provarli per voi.